ho deciso di fare un orologio con un pezzo di legno. Ho preso questo asse di legno di pioppo con ancora della corteccia attaccata e con quest'asse di legno voglio fare un orologio. Prima ho lisciato la superficie con della carta vetrata molto fine da 800. Poi ho disegnato i quattro numeri cardinali e dei pallini al posto degli altri numeri per non caricare troppo. Ho utilizzato questo stencil che mi sembrava adatto sia come dimensioni che come stile e con la matita ho fatto i quattro numeri. A questo punto sono pronta per utilizzare il pirografo. Qui ho cominciato a fare il primo numero e con questo pirografo, che è un ottimo pirografo, si tratta di un Brempeter Junior di fattura tedesca, molto buono, con la temperatura regolabile. Come vedete utilizzo una punta piatta, mi trovo molto bene con questa punta perché riesco a fare sia le sfumature che il profilo molto fine utilizzandolo un po' di piatto. Ecco qui, vedete come faccio. A seconda della temperatura che utilizzo posso dare un colore più o meno scuro. Se si vuole dare una coloritura più scura bisogna alzare la temperatura e si avrà anche un'incisione un po' più profonda. Ho poi deciso di fare delle decorazioni, sempre utilizzando uno stencil con delle foglioline.
E infine rendo più evidente la corteccia bruciando ad alta temperatura. Non lo faccio in modo regolare, ma cerco di dare un effetto più naturale. La temperatura per fare questo tipo di lavoro deve essere piuttosto alta, dipende poi anche dal legno usato, ma comunque vedete anche dal fumo che siamo intorno ai 700-800 gradi. A questo punto ho finito la parte pirografata e devo inserire il meccanismo per l'orologio. Dietro ho fatto uno scasso per ridurre lo spessore. Utilizzerò un meccanismo come questo. Si inserisce il perno nel buco centrale fatto nel legno. Prima si mette la rondella e poi si avvita col dado. A questo punto inserisco le mie lancette e l'orologio è pronto per funzionare. Occorre soltanto una batteria a stiro che vado ad inserire in modo che l'orologio funzioni perfettamente. Come dicevo, per la pirografia ho utilizzato un pirografo Brent Peter Jr. È un pirografo con la regolazione della temperatura ed è dotato di 4 punte diverse. Io in particolare ho usato la punta piatta, come avete visto. Inoltre, se siete alle prime armi nella pirografia ma vi incuriosisce e volete approfondire questa tecnica, vi consiglio anche il libro La tecnica della pirografia di Libri Sandit Editore. È un libro pratico, molto semplice, dove vengono trattati i temi base, innanzitutto come scegliere il pirografo e quale pirografo scegliere in base alle proprie esigenze, e poi attraverso semplici idee ed esercizi si può arrivare comunque a un discreto livello e ad avere soddisfazione nel fare oggetti unici da regalare, personalizzati e soprattutto utilizzando il legno di recupero. Come vedete, il libro ha un costo limitato, 10,90 €, si trova in tutte le librerie, sul nostro sito elettronicadidattica.com, presso la Sandit Libri, oppure online presso i maggiori rivenditori di libri. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per i prossimi nostri video. Se siete interessati a questi pirografi o ad altri
articoli legati alla creatività manuale. Vi invito a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche a questo canale Elettronica Didattica per restare sempre informati sulle nostre novità. Grazie a tutti, ciao, a presto!